Valerio Fracassi, componente del CSM, oggi il tema dell'autogoverno al centro del dibattito del 32esimo congresso, un tema centrale in questo momento anche per l'opinione pubblica. Certamente, intanto io credo che sia importante il fatto di esserci confrontati con l'ANM e con la base dei magistrati. Noi chiariamo quello che è il nostro modo di lavorare, ascoltiamo i magistrati, le critiche o altro per cercare di migliorare. Per la stessa ragione ho visto che c'è stata qualche così lettura degli interventi di ieri nel senso di attacco alla politica. Io, come ho avuto modo di puntualizzare, non ho colto questo clima, ma non è una buona ragione comunque per non dire le cose che non vanno, come ha ben fatto ieri il presidente Sabelli. L'autogoverno ha una strada in salita, ma la stiamo percorrendo con molto impegno. Tra le varie cose abbiamo cominciato intanto abbiamo varato un circolare che ridisegna le modalità di scelta dei dirigenti degli uffici, stiamo cercando di modificare anche il regolamento. Vorrei comunque precisare che l'autogoverno non è solo nomina dei dirigenti, ma è tanto altro. Abbiamo prodotto tantissime delibere e stiamo cercando di intervenire sulla funzionalità del Consiglio, ma devo dire anche, e le recenti vicende lo dimostrano, anche su alcune situazioni che sono agli onori della cronaca, mi riferisco a segnalate situazioni di opacità o peggio ancora, dove il Consiglio si muove con assoluta tempestività, ma nel quadro normativo che gli è consentito. Si è parlato anche molto dell'esigenza, diciamo, non solo di modernizzare la macchina, ma anche di ringiovanire il personale. È un tema importante anche questo? Si riferisce alla formazione dei magistrati. Certo. Come lei sa, la formazione è di competenza della scuola superiore, della scuola della magistratura, ma il Consiglio intende, ha determinate competenze che riguardano gli indirizzi generali e, a mio modo di vedere, anche una verifica. Abbiamo intenzione di istituire un collegamento stretto con la scuola proprio per fare sempre meglio, con una sinergia che, secondo il mio modo di vedere, è fondamentale anche per il tipo di magistrato che verrà fuori, che non deve essere solo magistrato, come dire, padrone delle tecnicalità, ma anche consapevole del ruolo che va a svolgere. Grazie. Grazie.